Ciao. Ciao ragazze, bentornate sul canale con un nuovo video. Spacchettamento. Non so di caso, lì c'è mio figlio che sta guardando i Minions sul suo PC. Gli ho detto di mettere le cuffie perché appena sentito io devo registrare. No, devo sentire il film. Ecco, gli ho detto metti le cuffie. Comunque, questo tavolo non lo sopporto più, ci vuole da morire, fa un rumore che non si può coprire nemmeno con la musica. Perché se metto la musica alta, poi non mi sentite, se devo urlare poi vi grido troppo, vabbè. Cominciamo. Allora, questo io l'ho già aperto perché è una cosa che aspettavo da qualche giorno, anzi no, qualche giorno un tubo, una settimana e passa, quindi non dico due settimane ma una settimana tutta, e la apro per ultimo perché so già che cos'è. È un'azienda che mi ha contattata e di Londra. E poi mi ha dato il link del suo negozio di Amazon. Vi dico solo che è spassosa, è una cosa carina. E la mettiamo da parte. Oggi ho due pacchetti più, oddio, un mega paccone che già so che cos'è, infatti me lo volevo togliere subito dalle scatole. È una specie di non so manco come lo apri, aiuto, come si chiama, le cassette delle poste, le cassette, una è, aspettate che adesso vi faccio vedere e capirete tutto, aspettate. Fatica. Eccola, la volete vedere? Ok, voi adesso vi starete domandando perché Valeria accetti dal venditore una cosa del genere. Allora, prima di tutto questo venditore è gentilissimo. Cioè, nel senso che lui mi dà la possibilità di scegliere. Ovviamente quando l'ho vista sono scoppiata a ridere perché qui in Inghilterra non hanno cassette della posta, o meglio, dove sono io che ho un condominio, hanno proprio quelle a parete, cioè del condominio, e le case hanno la posta nella porta, cioè la classica, che vabbè. Quindi non so che farmene sinceramente, però ho detto di sì per rispetto, perché comunque è giusto. E vabbè, ho parlato troppo, vabbè. Questa è la cassetta, lo rimetto dentro perché se no il polistirolo passa per tutta casa. Ok, ho riposto la cassetta della posta. Altro pacchettino, questo è piccolino, questo dovrebbe essere le cuffie. Me l'ho svelato già, sì lo so, sono cattiva. No, perché voglio arrivare all'altro. Anche perché sono già 8 minuti e non ho fatto vedere un tubo, ho solo parlato come al solito, vabbè. E ragazzi, vi ricordo il mio giveaway ancora attivo, obiettivo 1000. Action camera in regalo, un set di pennelli, oh che carino, vabbè, eccole,
piccole, ma non è un problema. Sono belline, non le apro, dai, perché sono proprio carine. Sono per bambini? Può essere? Sì, sono per bambini. Carina, vero? Vabbè, ok. Le metto qua. No, qua. Ta-ta-ta-ta. Vabbè, quando forse lo vedrete mi direte tu sei cretina, però vabbè, oh. Il pacco non è, vi dico subito che non mi è arrivato con Amazon, ma me l'ha spedito proprio l'azienda, se riesco. Questi sono i pacchetti e vi faccio vedere l'azienda. London. Appena ho visto Vivo ho detto ah sì, è lei, sono loro, e quindi ero contenta, l'ho aperto per guardarli perché sono molto carini e spassosi. Io li chiamo spassosi perché comunque stanno andando molto, stanno facendo di tutto con queste cose e quindi probabilmente mancava questo. Allora, si presenta, sono due confezioni completamente diverse. Uno è il classico in velluto, quello tessuto, lo vedete? E l'altro è quello tipo confetti di organza, com'è che si dice? Allora, vi apro prima questo. Allora, qui troviamo, ve lo faccio vedere proprio così, guarda. Spada pam! Eccolo. Lo vedete? Forse la luce non ve li fa vedere. Aspettate. Ecco, adesso. Sono degli emoji, delle faccine che vanno adesso. Questo è un bracciale totalmente in argento e le faccine sono placcate oro 18 carati. Infatti, il bracciale costa 99 pound. E sono, cioè, ed è bellissimo. Abbiamo quelle più famose, quindi dall'occhiolino, questo lo uso sempre io, questa è la mia emoji che uso tutti i giorni, pure per mandare a fanculo, secondo me. A fanculo. L'occhiolino con il bacino. Poi abbiamo l'occhiolino e basta. Poi abbiamo la risatina sfacciata. Aspettate. Il cuoricino, il classico cuoricino. Aspetta. Questo. Quello con la risata. Vabbè, so. Questo. Questo come per dire, hai la faccia di la pupù, troviamo la pupù, siamo educati, e poi c'è quello che ride e piange, cioè proprio da ridere, piange. Queste dovrebbero essere 10 se non erro, vero? 2, 4, 6, 6, no, sono 7, 7, no, no, 10, 7. Questo è il bracciale, è stile Pandora, diciamo, alla chiusura, normale come tutti, eh? Hai il gommino per non far passare i charms altrove, anche se secondo me è un po' piccolo, comunque. E poi abbiamo le coppie di orecchini. Ecco, così non vedete una mazza. Allora ve ne faccio vedere uno che me ne hanno messo in più, uno così giusto per. Ecco, sono sempre placcati d'oro, non si può vedere, non lo so se lo vedete. E questo è l'orecchino. Abbiamo sempre sono le stesse faccine che ha il bracciale, quindi il bacino e l'occhiolino. Non li tolgo perché sennò non finisco più sto video. Tanto si vedono.
Ecco, no, questo forse manca nel braccialetto, devo chiederlo. Gli occhi a cuoricino. Questi. L'occhiolino. Aspetta. Si vede un po' acciaccato con la carta. Il cuoricino. Questo. Quello di prima che vi ho fatto vedere, cioè questo qua, che me l'hanno messo uno in più. Boh, non lo so. La pupù. Ma questo è forte. Mi sa di kawaii. Ecco. Poi, ultimo, quello che ride. Eccolo qua. Ecco. E sono degli orecchini a perno. Il perno è fatto di metallo, quindi non di plastica, vedete? Ecco, è fatto così. E questo è tutto. Il bracciale mi piace veramente tanto, ma soprattutto poi questo secondo me da un dono proprio di, come si dice, un tocco di classe. Devo metterla alle orecchie. Vabbè, niente, con gli spacchettamenti di oggi ho concluso. Fatemi sapere la cosa che vi è piaciuta di più, ma io lo so, lo chiedo apposta. O magari no, magari è una stronzata, a voi non piace. Io mi sono divertita appena li ho visti perché ripeto, li aspettavo da un po', quindi sai quando avete quella frenesia, arriva oggi domani, e siccome spedivano loro, non sai mai quando mi hanno mandato un'email che nella prossima settimana, cioè l'altra, quindi questa stavo proprio aspettando. Devo tirare fuori la pupù perché voglio lasciare quella pupù. No, scusate, non è per male, cioè proprio perché sono carine, sono simpatiche. Lo vedete? Titi! Vabbè, non sono normale io, vabbè, ma imparerete a conoscermi di più e scoprirete che sono pazza da legare. Vabbè, detto questo io vi lascio, spero che il video vi è piaciuto. E lasciate un like se vi è, appunto, se vi è stato di gradimento. E ci vediamo al prossimo video spacchettamento. Ciao ragazze!